passione e l'emozione di tanti cittadini onesti che vogliono riprendersi la loro città e che stanotte si sono messi in marcia per cominciare questo percorso. Questo percorso è iniziato in realtà molto tempo fa, quando cittadini normali di espressioni diverse, di cultura diversa, di provenienza diversa, di fede, di esperienze di vite diverse, ha capito l'impatto che la mafia ha nella quotidianità di ciascuno di noi. Mafia significa che i miei figli vanno in una devastata scuola pubblica, mentre i figli dei corrotti e dei mafiosi vanno nelle migliori scuole private. Onestà significa che io, se sto male, sono buttata per giorni in una corsia di ospedale, mentre i mafiosi e i corrotti hanno le migliori cliniche private con i nostri soldi. Onestà significa che se io prendo un mezzo pubblico, se lo trovo, devo aspettare che incolonnato nel traffico mi porti al mio posto di lavoro, mentre loro viaggiano sulle auto blu pagate con i nostri soldi. Onestà significa non avere più assistenza. Se sono una madre, non ho possibilità di continuare a lavorare e avere un figlio. Devo decidere, devo scegliere tra l'essere madre e l'essere una donna lavoratrice. La mafia ti toglie tutto. Se ho una disabilità non ho servizi. Se ho una malattia non ho cure. Se sono una persona anziana e sola devo morire da sola. Questi sono i costi della mafia. Questo è l'impatto della mafia nella vita di ciascuno di noi. Poi ti capitano serate come queste, come quella del 24 gennaio a Roma, e capisci che c'è un popolo in marcia, e questo popolo siamo noi! Grazie Roberta!